Salve a tutti ragazzi, benvenuti alla terza, ma diciamo terza, è già tanto, puntata di Octodad Daddy Sketch. Eravamo rimasti che abbiamo cotto gli hamburger e tagliato l'erba. Come al solito, se sentite una voce da robot, non vi preoccupate, è il microfono. Comunque, dovevamo tagliare l'erba. Ci riusciremo? Ma figuriamoci, non ci riusciremo mai, cazzo. Che cosa, donna? Che cosa cazzo vuoi? Ecco, tiriamo fuori i palloni. Vi... Oh, sto coso mi sta su una palla. Sì, anche questa mi sta su una palla. Perché è una palla. Ecco, così si fa. Ma diciamo che voglio la palla da baseball. No, sto scherzando, voglio quella. No! Adesso mi dite perché avrei chiuso la porta. Ragazzi, anche quando giocavo io da solo, sapete prendere quel coso quanto ci ho messo? Esatto, 10 ore. Via tutte le palle che ci sono qui dentro. E lo dico, che rompimento di palle. Se riuscissi... Perché mi sto contorcendo? Se riuscissi anche solo a prendere... Anzi, a tirare fuori il tagliaerbe, invece che dover tirare fuori ogni palla, via, sarei tanto felice. No, dai. No, dai. Non voglio che duri tanto questo video. Cosa ho pigliato? Nulla. Ecco, dai, ci siamo quasi. Per... No, non ci provare. Dai, ce l'ho quasi fatta. Adesso mi spiegate perché è successo. Va bene, mi sono stufato. Esci fuori, ora. Se no ti uccido. Dai. Non voglio stare qua 5 ore. E va bene. Mi avete rotto. L'ho preso. Cazzo. Rasiamo tutto. Guardate quanto sono felice nel tagliare l'erba. Watch for your mowing, honey. Cosa? Miele? No, 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 sto usando il tagliaerbe. Ah, forse mi rompe perché non devo toccare i suoi fiorellini. Ma amore, sì, sono io come fiore. Ho uno splendido tulipano qua sotto. Che problemi ti fai? Perché lo sto dicendo? Non mi ricordavo che fosse così tanta l'erba da tagliare. Cara erba da tagliare. Sì, dovremmo tagliare anche l'erba. Eh sì, l'erba. La legna. Come vedete, questo gioco ha un sacco di senso. Un polipo che taglia l'erba. Sì, sì, tanto senso quanta giustizia. Non chiedetemi perché. No, mitico. Sono un grande bella zio. Vorrei salire questa scalatura scalosa. Che vorrei andare fin là sopra, se non ti dispiace. Perché mi sto per tagliare la gamba. Vorrei andare là sopra, ma non posso. Sono troppo impedito e quindi non ci vado. Perché a me
Ecco, allora, calmati, Octodad. Calma. Calma. E discrezione. Dad, when you chop trees, do they feel pain? Geez, Stacy, dumb things like trees and animals don't feel pain. Oh. Dai, mettilo qui. Esatto. E ora sono un vichingo che spacca! This is Sparta! No, this is Sparta una minchia. Non taglio niente così! Niente! Non taglio neanche un calabrone. Non chiedetemi perché è proprio un calabrone. No! Ce l'ho fatto! Via! Via! Mi fanno schifo questi pezzi tagliati. Esatto. Ora prendi il manico dell'accetta e taglia il legno. Così si tagliano i tronchi. Questo è il modo di tagliare i tronchi con i contromaroni, cacchio, ragazzi. Siamo mi... Ci avevo messo 5-6 anni prima di riuscirci quando giocavo io da solo. Via, miei ostacoli! Via, miei ostacoli! Devo... No! No! Fa... Fuck! L'ho detto in italiano, ma in inglese, eh? Anche se molti conosceranno già la traduzione. Ti puoi levare? Grazie. Molto gentile, sul serio. E dov'è l'ascia? This is Sparta! Ho detto this is Sparta e vai! Tranquilla! Ci penso io! Ci pensa Octodad! Ho lanciato fin qua un pezzo di legno che non mi ostacoli, va bene? Ecco. Andiamo più vicini alla cassetta. Prendiamo la cassetta e con gentilezza la attacchiamo qui. Aiuto! No! Sì, dai che ci riusciamo. Mettiti queste teste nel deretano. Anche con... Bella, ce l'abbiamo fatta. Stop the chef. Yeah! Honey, what's going on amore, over there? Cosa succede? Esatto. Anyway, I have a surprise for the whole family. A free trip to the aquarium. Forte. I know you think l'acquario. No. Of iniquity, but no. Can't you make an exception this time? For me? Così quasi però. Groceries. We need to go to the grocery store. We need things like cereal for the kids. Right, kids? Well, we already have cereal. We need so much cereal. Then it's settled. We're all going to the grocery store. Che sollievo, non andiamo all'acquario, ma al supermercato! And I want an apple! Appunto. Quante cazzo di cose volete? Ma dico io! 9 minuti? Bene. Siccome i miei video di Octodad sono di 11 minuti, lo faremo di 11 minuti. E non mi rompete il cazzo, va bene? Adesso gli 11 minuti passano qua ad aspettare che inizi. Oh, siamo al supermercato di Velaciccio. Frozen pizza? Non me ne frega. Io voglio... Aiuto! Ah, pensavo di... No, davvero? Non ci posso credere!
Si può andare con sto coso? Yeah. Sì, è tanto una cagata, però vabbè. Allora, prima di iniziare le missioni vere e proprie, cioè che le faremo nel prossimo episodio, che cos'è sto coso? Octodad, ti levi? Grazie. E ora facci vedere. Ah, dei film. Billy? Lo squalo? Lo voglio! No, non quello! No! Io voglio lo squalo! Ce la faremo, eh! Ci riusciremo! Ci riusciremo! Manca poco! Solo un centimetro! E vai! Ok, basta. Perché ho messo in pausa? Ok. Ok ragazzi, la pizza è lì dentro, porca troia. Ci vediamo alla prossima puntata di Octodad Daddy Sketch. Commentate, mettete mi piace e iscrivetevi. Octodad saluta. E la bella gente. Ok, ciao a tutti ragazzi.